L'argomento generale, appunto, vi è già stato detto, parliamo di OGM e l'enunciato dal quale partiamo è: gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Quindi questo è quello che attorno al quale, diciamo, ruotiamo tutta la nostra discussione e sul quale voterete, tra l'altro. Quindi anche su questo punto fissate la vostra attenzione. Io direi che possiamo iniziare a introdurre i nostri ospiti, dopodiché facciamo anche un piccolo quadro della discussione all'interno della quale vogliamo appunto stare, perché l'argomento è grande, gli OGM sono un tema vastissimo che riguarda tantissimi settori, ne parliamo in varie occasioni, però cominciamo a introdurre quelli che sono i nostri ospiti e coloro che si sfideranno. Allora, cominciamo dalla prima squadra che vado in ordine alfabetico. Dario Bressanini è ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche Ambientali dell'Università degli Studi dell'Insubria. Fa moltissime cose, la sua biografia la trovate, se volete, ovviamente sul sito internet anche del festival. Dario Bressanini, scegli la tua location. Prego. Con lui in squadra Beatrice Mautino, è una collega, una giornalista scientifica di professione, ma è una biotecnologa di formazione, e quindi validissimo il suo contributo. In squadra con Dario Bressanini sosterranno le ragioni degli OGM. Contro di loro invece abbiamo Luca Ruini, referente interno nel Barilla Center for Food and Nutrition per l'area Sustainable Growth, quindi parliamo di crescita sostenibile. Benvenuto Luca, prego. E l'altro Luca Colombo, segretario generale della Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica. Benvenuto. Come dicevamo, qui il grande dubbio, pericolosi o sostenibili, questo è il titolo, e poi stringiamo, però vogliamo stringere in questo incontro per parlare principalmente di agricoltura. Ovviamente questo poi dopo comporterà toccare tanti ambiti, parleremo sicuramente di sostenibilità in campo delle risorse, parliamo di sostenibilità economica, parliamo di sostenibilità per la biodiversità. Ci sono tanti aspetti, loro si sfideranno su ciascuno di questi, ovviamente cercheranno di controbattere via via l'uno all'altro, hanno, come dicevamo, 5 minuti per ogni intervento, non di più. Io farò loro presente quando il tempo scade, ce l'hanno davanti, e devo dire, vi interromperò brutalmente se sforerete quello che è il tempo. Votiamo, il tema è il grande dubbio, pericolosi o sostenibili. Vi ricordo l'assertion: gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Tra pochissimo avremo la vostra votazione, vedremo le percentuali e da lì inizieremo il dibattito. Ad alzata di mano, benissimo, allora. Ripeto, gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Alziamo le mani, chi è d'accordo, chi è pro questa affermazione? Sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Inadeguati, eh? Alzate bene la mano così che possano essere contati i vostri voti. Prende pochi minuti, quindi tenete la mano in alto, che dura poco, è una sofferenza molto relativa, dovrete subirla poi dopo soltanto alla fine, quando magari qualcuno di voi cambierà idea. Questo è. Poi la domanda opposta: chi ritiene che gli OGM siano adeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura? Quindi sulle mani, beh, c'è una certa anche... Non si parte da numeri bassi, Dario Bassanini, visto? Bassanini, visto? Non male. Favorevole. Ci siamo? Stiamo calcolando le percentuali, i voti, e così scopriremo anche quanti siete in questa sala, perché in questo modo ovviamente, a meno che non ci sia qualcuno che sia astenuto, ma ci sono astenuti, no? No, ci sono anche gli astenuti non li contiamo o li contiamo? Indicativamente alziamo la mano gli astenuti, coloro che aspettano una risposta da questo dibattito. Qualcuno c'è? Quanti saranno? 1, 2, 3, 4, 5, una decina? All'incirca? Qualcosa di più forse?
Master, scheda bianca. Ecco che arrivano i risultati. Super bilanciato. Allora, pro asserzione, quindi gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Votanti, non capisco perché sono due numeri diversi. Ah, i 227 votanti, che sono pari al 48%, contro l'asserzione 205 votanti, che sono pari al 42% dei presenti. Quindi effettivamente c'è molto, molto bilanciamento, 48 contro 42. Sarà una bella sfida, a maggior ragione, sarà una bella sfida perché qui c'è da spostare veramente molto e si può cambiare, ribaltare la situazione tutto sommato con poco, perché non è che non sono così distanti questi numeri. Allora, adesso veramente è il momento di cominciare. Oggi parliamo di una storia di successo, parliamo di 15 miliardi di dollari che vengono venduti ogni anno per semi OGM in tutto ogni anno. È una storia americana perché fondamentalmente i paesi su cui si coltivano queste cose sono le Americhe, cioè parliamo di Stati Uniti, Brasili, Argentina e Canada, a cui dobbiamo aggiungere l'India. Le coltivazioni sono quasi o esclusivamente destinate al tema della zootecnia, perché oltre che al cotone, l'anno scorso quasi l'80% del cotone e della soia che è stata coltivata nel mondo era di tipo OGM. In gran lunga i più venduti sono quelli che sono resistenti agli erbicidi, e questo è anche comprensibile perché le grosse aziende della chimica che hanno sviluppato questo tipo di semi guadagnano e hanno un grosso ritorno economico soprattutto dal vendere da una parte i semi OGM e dall'altra parte la chimica che serve, quindi la resistenza all'erbicida. Per gli agricoltori il vantaggio che ne hanno è quello di avere un'assicurazione rispetto al raccolto, la probabilità di perderlo risulta essere inferiore. Però questa è la prima parte della storia. La domanda che ci stiamo ponendo qui oggi è: gli OGM, o questo tipo di OGM in particolare che troviamo, risultano essere sostenibili sul lungo termine? Quando parliamo di sostenibilità, normalmente abbiamo in mente che sia qualcosa che nel tempo, nel lungo tempo, riesca a essere durabile. In francese si parla di durable, che praticamente viene rappresentato come il tasto e il pedale che viene utilizzato nel pianoforte per allungare la nota. Le domande che ci siamo provati a porre attraverso uno studio che è stato fatto con il Barilla Center for Food and Nutrition è stato proprio quello di chiedersi se e in che maniera effettivamente questo tipo di tecnologia, ma in particolare la modalità e l'agricoltura che veniva coltivata in questa maniera, fossero sostenibili. L'approccio è stato un approccio di tipo interdisciplinare e multidisciplinare. La prima domanda è stata legata alla salute: ma questo tipo di varietà hanno dei problemi legati alla salute? Oggi sembra che non ve ne siano, non ci sono evidenze al momento che comportino ricadute da questo punto di vista. La seconda domanda era: che impatto invece questo hanno legato al mondo all'ambiente? Presentano dei rischi ambientali? E qui il tema da affrontare è un tema da affrontare legato, come si diceva prima, al tema dell'agricoltura, perché queste varietà sono state sviluppate per poter ottimizzare da un punto di vista economico un modello di agricoltura che è un modello di agricoltura estensiva nata negli Stati Uniti, in cui abbiamo grosse aree, grossi latifondi dove viene utilizzata una grossa meccanizzazione, viene utilizzata una grossa quantità di chimica sia come fertilizzanti che come sostanze come antiparassitari e quant'altro. Quindi la domanda in realtà da farsi è: ma questo modello di agricoltura risulta essere un modello sostenibile? E da qui iniziamo ad avere, gli studi hanno portato avanti una serie di dubbi. Innanzitutto c'è tutto un tema legato all'aumento della resistenza di un determinato tipo di erbicidi. È chiaro che usando questo tipo di OGM resistente a un particolare tipo di erbicida, a furia di utilizzarlo nascono tutta una serie di resistenze. Non è una novità. L'uomo ci ha sempre litigato e per questo ha dovuto anche in passato sempre andare a cambiare il tipo di erbicidi nel tempo, proprio perché la natura riesce in qualche maniera ad adattarsi. Dall'altra parte quindi c'è un aumento di uso sul lungo termine di questo tipo di erbicidi esattamente per questo motivo. Dall'altra parte c'è tutto un tema di contaminazione. Se ci sono specie che sono simili o analoghe rispetto a quella che viene utilizzata, che nel tempo ovviamente vengono contaminate, e quindi c'è il rischio di trovare, come è successo ad esempio in Messico,
in alcuni casi delle varietà che sono contaminate da questo tipo di OGM. Non solo, vi è un problema legato alla struttura del settore. Oggi c'è una sola azienda che possiede praticamente il 98% di tutti i tratti brevettati legati alla soia. E le persone? Qual è il problema sulle persone? Qual è il vissuto delle persone? In Europa i dati dell'Eurobarometro 2010 sono molto chiari, non lasciano molto spazio, soltanto il 37% nei vari paesi è favorevole al tema degli OGM, e la scelta è abbastanza razionale, perché su altri tipi di tecnologie, come può essere la farmacogenetica o la terapia genetica, invece hanno espresso e esprimono un parere di tipo favorevole. Quindi il razionale con cui viene proposto risulta essere decisamente interessante. Grazie, perfettamente nei tempi. Adesso intanto nel frattempo si è riattivato il monitor, ma adesso funziona, adesso solo i tecnici ce lo possono dire, però benissimo. Allora, abbiamo cominciato con un'enunciazione di una serie di problemi, di questioni. Beatrice Mautino, a te, prego. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti qui così numerosi. In realtà ci avete molto stupito, perché noi eravamo partiti dai dati dell'Eurobarometro che ha appena citato Ruini, e ci aspettavamo una platea più o meno di 2 su 3 contrari all'utilizzo e al consumo di OGM. Quindi in un certo senso è bello vedere che la situazione è così diversa da quello che ci aspettavamo. Dall'altro è una, per noi è una sfida in più, perché vuol dire che possiamo perdere anche parecchio nel corso del dibattito. Quello che vorremmo fare noi oggi nel corso dei nostri 3 turni non è tanto quello di far cambiare idea a quelli che sono contrari all'utilizzo degli OGM, quanto di raccontarvi delle storie che magari sono storie poco note, che non si sono tanto sentite, e che mettono in relazione gli OGM proprio con la sostenibilità, che è poi il tema della giornata. Allora inizio subito con una definizione, cioè che cosa intendiamo noi, nel senso di io e Bressanini, con sostenibilità. Per noi produrre cibo in maniera sostenibile vuol dire produrre cibo per tutti, quindi per tutte le persone, i famosi 9 miliardi che diventeranno tra pochi anni, sfruttando al meglio le risorse che ci sono, e anzi cercando di limitarne il più possibile l'uso. Per risorse noi intendiamo appunto l'acqua, la terra, che sappiamo che sono 2 risorse importantissime e che devono essere preservate, la riduzione dell'uso dei combustibili fossili e la riduzione di quella che viene chiamata chimica generalmente, quindi pesticidi, diserbanti, eccetera. Come si fa a fare tutto questo in maniera a raggiungere questo obiettivo? Ora, la risposta probabilmente non c'è, ma se c'è sicuramente non viene da una tecnica, perché non è possibile che un problema così complesso si possa risolvere con semplicemente usando una tecnica. Noi ce la siamo immaginata un po' come una cassetta degli attrezzi, piena di tanti strumenti che fanno tante cose diverse, alcune ad ampio spettro, altre invece più specifici. Per risolvere un problema grande servono tantissimi attrezzi. Immaginate di dover costruire una casa, vi servono tanti attrezzi. Ogni attrezzo ha la sua specificità, per cui se voi, noi gli OGM ce li immaginiamo un po' come una chiave inglese, che se voi avete di fronte il tubo del 12 vi serve la chiave inglese giusta, altrimenti non riuscite a risolvere il vostro piccolo problema. Allora io vi voglio fare, nei miei 2 minuti che mi rimangono, un primo esempio, poi dopo ne vedremo altri, di come di fronte a uno stesso problema si possano usare strumenti diversi a seconda di che cosa conviene. Voi sapete che la Terra si sta surriscaldando, il riscaldamento globale è una realtà che noi già viviamo e che vivremo sempre di più negli anni che verranno. In America come si stanno preparando a questo evento? Da un lato, nel caso del mais, che è una coltivazione che loro hanno praticamente dappertutto, centinaia di migliaia di ettari, hanno preparato e hanno già piantato una pianta geneticamente modificata di mais che è in grado di crescere in condizioni di scarsità di acqua. In un altro caso, che è il caso della vite in California, voi sapete che in California fanno il vino, una regione molto piccola, per prepararsi all'aumento di temperatura hanno deciso di non fare una vite OGM, ma gli agricoltori hanno trovato più comodo comprare degli appezzamenti di terreno nell'Oregon, che è lo stato che sta a nord della California, quindi hanno praticamente preso la Napa Valley e l'hanno copiata nell'Oregon. Loro non hanno il concetto di prodotto tipico, per cui adesso fanno il vino californiano e l'Oregonzola, che esiste davvero,
domani faranno il viro dell'Oregon e in California produrranno, non lo so, i fichi d'India piuttosto che qualcos'altro che è in grado di crescere a temperature più alte con meno acqua. Veniamo a noi però, io sono piemontese, ma forse si sente dal mio accento, io mi immagino che cosa vorrebbe dire per una regione come la mia perdere la coltivazione di vino. Noi abbiamo il Barolo, abbiamo il Nebbiolo, abbiamo il Moscato. Perdere quel tipo di coltivazione, convertirsi in un'altra cosa, ma lo stesso vale per voi mantovani con il riso, per esempio, vorrebbe dire perdere non solo il legame con il territorio, ma anche proprio una cultura. Senza contare che noi non è che possiamo andare a comprarci la Francia o la Svizzera per spostare le nostre coltivazioni, è un po' diversa la situazione. E quindi noi vorremmo cercare di mostrarvi come gli OGM possono essere una tecnica che permette di rispondere in maniera veloce, quando serve, a dei problemi di tipo ambientale, non solo in generale nel mondo, nei paesi del terzo mondo, ma anche qui da noi in Italia con i nostri prodotti tipici. Ho finito. In anticipo. Addirittura, complimenti. Allora, quindi come le OGM possono rispondere a vari problemi, compresi quello del riscaldamento globale? Fin qui siamo arrivati, Luca Colombo, prego. Stiamo mettendo tanta carne al fuoco a questo punto, prego. Buon pomeriggio a tutti. Io, come dire, intanto direi che mi tocca deludere quelli che sperano nel sangue, perché un punto di convergenza già l'ho trovato, nel senso che stiamo parlando di una tecnologia, di una tecnica che è un piccolo spaccato di tutto l'universo che coinvolge l'agricoltura. Io me l'immagino come una matriosca. Abbiamo tecniche agricole, abbiamo all'interno delle tecniche agricole si utilizzano delle tecnologie, fra queste ci sono le biotecnologie, fra le biotecnologie ci sta un ampio spettro, fra cui gli OGM. Quindi quando parliamo di OGM a me viene in mente che parliamo della bambolina più piccola della matriosca, però più piccola ma fondamentale, perché una delle dimensioni che stiamo discutendo è che coinvolge al momento, secondo gli ultimi dati che sono prodotti da una cosiddetta organizzazione non profit che si chiama ISAA, e che però rivendica di essere finalizzata a promuovere le biotecnologie e ha fra i suoi sponsor tutte le multinazionali biotech, si parla di 170 milioni di ettari, quindi stiamo parlando di una superficie che è una scala più di 5 volte l'intera superficie nazionale dell'Italia, quindi una superficie grandissima per quanto la bambolina sia piccola. Il punto dal mio osservatorio, io sono laureato in agraria e opero nel mondo della ricerca, è capire se questa è la prospettiva di innovazione a cui traguardare, se è la prospettiva di innovazione che serve a rispondere all'interesse pubblico, se risponde anche a una domanda che il pubblico, i consumatori, i cittadini stanno esprimendo nei confronti di quello che l'agricoltura e la scienza su cui regge l'agricoltura possono offrire. Si è già detto che l'80% abbondante della superficie coltivata OGM tolleri erbicidi, significa quindi che circa 150 milioni di ettari al mondo vengono irrorati abbondantemente da questi erbicidi che la pianta può tollerare. È stata ingegnerizzata a quel proposito, serve a dare uno strumento agli agricoltori. Però il punto è che questo 80% abbondante di superficie OGM che tollerano gli erbicidi, più un poco meno del 20% che resistono agli insetti, in realtà rappresentano lo spettro di innovazione OGM con cui noi oggi facciamo i conti su scala commerciale. Tenete presente che la storia commerciale degli OGM è data a quasi 20 anni e che questi OGM che conosciamo, che sono oggi coltivati, sono stati sostanzialmente sviluppati 30 anni fa. Quindi abbiamo un quadro di due sole tecnologie che vengono offerte attraverso questi OGM su scala commerciali che, a mio modo di vedere, esprime una specie di stagnazione tecnologica. Non c'è un grande progresso, non c'è una grande spinta di modernizzazione tecnologica, ma sostanzialmente abbiamo a che fare con i due tratti che sono stati sviluppati circa 30 anni fa. Se pensate ai campi di innovazione, a come il progresso si sussegue, a quante generazioni esistono, per esempio nel campo dell'informatica, della telefonia, insomma in tanti altri campi dove l'innovazione tecnologica è fondamentale, stiamo parlando di qualcosa che invece è estremamente conservativa. Qual è uno dei perché questo accade? Ci sono secondo me due ragioni principali. La prima è che il costo di ricerca e sviluppo che è connesso a portare una varietà transgenica sul mercato è stimato, e qua cito l'ex portavoce della Monsanto Italia in un'audizione al Senato a cui partecipavamo entrambi, lui diceva il costo per portare una varietà transgenica sul mercato è circa tra i 100 e i 200 milioni di dollari. Per portare una sola varietà transgenica, perché deve assorbire molti costi di cose
cose che, come dire, non hanno portato a risultati, che quindi c'è un fallimento, diciamo, del processo di ricerca e di sviluppo, e ovviamente devono riuscire a conquistare un mercato che, nel caso del cibo, perché di cibo stiamo parlando, è un mercato complesso. Non è un caso che gli OGM che sono arrivati sul mercato in realtà sono invisibili ai consumatori, vuoi perché finiscono nelle mangiatoie degli animali o nei serbatoi delle automobili come biocarburanti, o vuoi perché, come è il caso degli Stati Uniti, non c'è un processo di etichettatura che li renda trasparenti, visibili, riconoscibili da parte di chi li deve utilizzare. Quindi c'è un elemento di rottura tecnologica, ma probabilmente molto poco rampante, molto poco aggressiva rispetto alle diverse fasi di innovazione che si devono susseguire. E c'è però un elemento di continuità rispetto all'agricoltura che abbiamo conosciuto finora, basata su un modello monoculturale, su grandi commodity coltivati a larga scala, fortemente sostenuti da input chimici, cioè da fattori di produzione che sono quelli che permettono a quella cultura di esprimersi al meglio da un punto di vista produttivo, e soprattutto è un processo ad alta intensità di capitale, e laddove non ci sia disponibilità di capitale è ad alta intensità di indebitamento. Questo vale per gli agricoltori, ma anche da parte di tutti quei soggetti che lavorano su questo tipo di innovazione. E infine c'è un tema. Stiamo parlando di cibo e stiamo parlando di agricoltura. Il cibo significa parlare di qualcosa che investe il 100% dell'umanità più volte al giorno, e quindi c'è un contatto costante, prossimo, fra noi e il cibo in ogni angolo del pianeta. Stiamo parlando di agricoltura ed ambiente, quindi il contatto permanente fra una pianta transgenica e l'ambiente con cui deve interagire e in qualche modo convivere. Grazie. Grazie. Allora, terminiamo la nostra prima panoramica con Dario Bressanini. Questo è bravo. Siamo passati su un aspetto più economico, adesso siamo pronti per la conclusione della prima tornata. Sì, allora io volevo rispondere direttamente, in spirito della Society, a Luca. 170 milioni di ettari, ha detto, ed è una cifra enorme, però non si bada solamente ai grandi numeri quando si deve parlare di sostenibilità o di agricoltura, perché la produzione della zucca nel contesto della produzione agricola italiana è risibile se la confrontiamo con la produzione di mele o di pomodori o di patate. Questo non significa che in una particolare comunità, in una particolare zona come questa, la zucca non sia importante e meritevole di essere salvata se ci sono dei problemi particolari. Allora, si parla sempre della soia, del cotone, del mais, della colza, di queste grandi commodities, ed è verissimo. Io non sono qui per difendere queste cose, noi vogliamo essere un po' più visionari e guardare in là. Quindi vi racconterò una storia che spesso non viene raccontata, quella di una piccola cultura che esiste già, non un OGM futuribile, ma un OGM che esiste da un bel po', ed è la papaya delle Hawaii. E sto parlando di una piccola cultura tipica, la papaya è una cultura tipica delle Hawaii, coltivata da poche centinaia di agricoltori che hanno pochi ettari, si parla al massimo di 1000 ettari in totale, quindi 5-10 ettari per agricoltore. La papaya in tutto il mondo è minacciata da un virus, una malattia che colpisce, e i virus vegetali, esattamente come per noi uomini, noi non riusciamo ancora a combatterli in modo efficace. Quindi quando arriva un virus in una piantagione, ci sono tante colture che vengono colpite dal virus, in quel caso la papaya avvizzisce, la pianta muore, e per evitare che il virus si propaghi ad altre piantagioni l'unica cosa da fare è bruciare completamente la piantagione. Negli anni 80 c'era la coltivazione della papaya alle Hawaii è ristretta fin dagli anni 80 in un'isola, l'isola di Puna, e c'era il timore che arrivasse questo virus che aveva già fatto distruzione nelle Hawaii in un'altra isola. Temendo questo, gli scienziati scienziati pubblici, quindi non le multinazionali, scienziati dell'Università di Cornell e finanziati dal Ministero dell'Agricoltura americana, col timore che si potesse distruggere questa coltivazione tipica, hanno iniziato a lavorare per cercare di produrre una papaya resistente a questo virus. Negli anni 90 iniziano questi studi, ma inizia anche a dilagare il virus che nel giro di pochi anni distrugge quasi completamente le coltivazioni di papaya. La coltivazione passa, le rese passano da 150 tonnellate per ettaro a 10-20 tonnellate per ettaro. Fortunatamente a metà degli anni 90 questa prima papaya sperimentale da laboratorio era pronta, era una papaya che riusciva a resistere al virus, è stata sottoposta a una specie di vaccinazione, ed è importante
rimarcare che la tecnologia transgenica era l'unica possibile per ottenere una cosa di questo genere. A tuttora, se si vogliono ottenere delle piante resistenti ai virus, questa è ancora l'unica strada scientificamente possibile. Quella papaya non era commercialmente utilizzabile, allora è stata utilizzata dagli agricoltori, utilizzando le loro conoscenze, per incrociarla con due varietà di papaya commercialmente utilizzabili, perché la sostenibilità significa anche sostenibilità commerciale, gli agricoltori devono essere in grado di produrre e di vendere, e nel 1998 finalmente questa papaya è stata regalata agli agricoltori. Le piante di papaya, ci sono stati agricoltori che hanno deciso di cambiare cultura e coltivare qualche cos'altro, qualcuno ha deciso di reinvestire nella papaya, che ha l'industria della papaya, la piccolissima industria della papaya, ha riniziato a crescere. E la cosa bella che bisogna rimarcare è che questa nascita, la rinascita dell'industria della papaya, ha permesso anche di mantenere l'industria e le coltivazioni della papaya tradizionale, convenzionale, e della papaya biologica addirittura, perché ci sono zone in cui la papaya transgenica, che resiste a questo virus terribile, viene piantata ai bordi delle coltivazioni, e all'interno delle coltivazioni si piantano ancora papaye convenzionali o addirittura papaye biologiche, rispettando certe distanze, perché ci sono dei consumatori che legittimamente non vogliono mangiare la papaya OGM e invece preferiscono la papaya convenzionale e la papaya, o addirittura la papaya biologica. Quindi questo è un esempio piccolo, ma che dimostra che questa tecnologia non è utilizzabile solamente per le grandi commodities, e soprattutto non è appannaggio solamente delle multinazionali. È chiaro che ci vuole una grande volontà politica e un grande investimento economico per produrre questi tipi di OGM che non interessano alle multinazionali. E questa cosa è stata fatta, ed è possibile farla anche in Italia, perché ci sono già alcuni OGM nelle università pubbliche, c'è il peperone di Carmagnola che resiste a un virus e altri tipi di colture. Bisogna avere la volontà politica e andare un po' oltre, essere un po' visionari e non avere troppa paura. Bene. Grazie. E anche della sostenibilità commerciale. Luca Ruini, vedo, è già pronto per rispondere e riprendere in mano le redini del suo discorso. Ma la storia della papaya è una di quelle storie che a me piacciono molto per poter raccontare qual è, secondo me, il problema che c'è dietro questo modello. Perché nell'isola delle Hawaii si è diffusa in maniera così violenta questo tipo di virus? Perché erano arrivati ad avere l'80% della coltivazione solo papaya. Quindi il problema era che avevano definito, o comunque avevano deciso in quel territorio, un ecosistema che è chiuso, di coltivare quasi esclusivamente la papaya. E quindi la probabilità, in qualche maniera, che un ecosistema chiuso abbia e venga attaccato, o comunque abbia una crisi di questo genere, è quasi scontata, tant'è che effettivamente gli studiosi si erano messi a sviluppare prima, dicendo tanto avrò lo stesso problema perché coltivando solo ed esclusivamente o prevalentemente quel tipo di coltivazione, il rischio di non poterla utilizzare o perché viene attaccata da dei virus risulta essere molto alta. Infatti, dietro al tema dell'agricoltura e dietro al tema del modello che viene spinto da questo tipo di tecnologia, c'è proprio in che modo pensiamo all'agricoltura e al tema della biodiversità. Perché se nelle Hawaii avessero utilizzato una differenziazione di coltivazione, questo problema non avrebbe avuto una ricaduta anche economica così forte rispetto alle Hawaii stesse o quell'isola delle Hawaii. Quindi il tema che sta dietro al tema di questa tecnologia risulta essere proprio: ma come ci immaginiamo e come proviamo a spingere, in che maniera, su che modello? Cerchiamo di avere monoculture oppure troviamo in qualche maniera, cerchiamo di rispettare la biodiversità e trovare e accettare in qualche maniera che all'interno di una stessa area o di più aree vi sia una maggiore quantità di differente varietà di coltivazioni, perché questo garantisce anche rispetto ai cambiamenti climatici. Quest'estate, l'altra estate abbiamo avuto un problema legato al tema della siccità. Se coltiviamo in maniera massiva determinate varietà come il mais, che necessita di grosse quantità di acqua, è ovvio che di fronte a un determinato momento in cui questa quantità, siamo in una condizione di siccità, le problematiche risultano essere maggiori. Se invece abbiamo una diversità
di coltivazione, nelle stesse aree, ma nelle stesse coltivazioni, abbiamo la possibilità anche di affrontare i cambiamenti o i cambiamenti climatici come è successo in passato e come potrà succedere sicuramente in futuro. Molto grazie, rapidissimo. È il momento della risposta, andiamo avanti veloci perché siamo sul pezzo. È verissimo, nell'esempio della papaya a me piace molto e viene spesso contrastato dicendo che anche la papaya, pure se era piccola, era una monocoltura. Ed è vero, ma anche noi abbiamo le nostre monoculture in Italia, piccole, solo che le chiamiamo in un'altra maniera, le chiamiamo territori vocati. Se voi andate a Barolo o se andate a Montalcino, per esempio, vedete una monocultura di vino e voi sapete che nelle viti, nelle vigne, sono tutte le piante sono dei cloni, sono esattamente uguali, ma noi li vogliamo uguali perché vogliamo quel vino, noi vogliamo il Brunello di Montalcino, vogliamo il Barolo, vogliamo il Lambrusco. La nostra chiave del 12 serve per risolvere solamente alcuni problemi. I coltivatori della papaya avevano questo problema e questa tecnologia gliel'ha risolta. Legittimamente volevano continuare a coltivare la papaya. Se arrivasse un virus che distrugge tutte le coltivazioni di vialone nano qui nel Mantovano, riso che io adoro per fare i risotti, non sarebbe bello poter dare una possibilità agli agricoltori per mantenere un prodotto tipico di un territorio vocato? Vogliamo chiamarlo monocultura? Non è una cattiva parola monocultura, non si parla di grandi estensioni. Quindi secondo me questa chiave del 12 può essere e deve essere a volte utilizzata, come tutti gli altri strumenti, senza avere paura, perché l'agricoltura significa anche sfruttare al meglio certi territori. Vi faccio un altro esempio, che a me sta molto a cuore. Questo è un IGM che esiste ma che non possiamo comprare, non ancora. Noi produciamo tantissime mele, dicevo prima, in Italia produciamo le Renette, le Golden, le Gala, le produciamo e le esportiamo in tutta Europa, noi produciamo mele per tantissima parte d'Europa. Sono sempre perfette, le troviamo al supermercato pulite, lucide, senza macchie, perché così le vuole il mercato. Mentre chi di voi ha un melo in giardino sa che se non lo tratta spesso ci sono delle macchie, ci sono delle malattie, magari è buonissimo, ma commercialmente ha valore assolutamente nullo. Allora, in tutto il mondo c'è una malattia, un fungo, si chiama Ventura inequalis, che è la malattia peggiore delle malattie, delle mele. È la ticchiolatura, è quella che fa avvizzire e seccare le foglie e riempie le mele di macchie, cosa che le rende assolutamente commercialmente inutilizzabili. Fortunatamente circa 40 anni fa gli scienziati hanno scoperto un gene, un singolo gene chiamato VF, in una mela selvatica, quelle piccole mele che non si mangiano, che resiste a questa malattia. Allora per 40 anni gli scienziati hanno cercato con gli incroci tradizionali di trasferire, di incrociare la Golden, le Fuji, le Renette con questa mela selvatica allo scopo di creare delle mele ecologiche. Perché voi non lo sapete, ma qualcuno di voi non lo sa, ma le mele bellissime, lucide, che vediamo ai supermercati, hanno subito decine di trattamenti con varie sostanze, anche addirittura le mele biologiche, con le sostanze che a loro sono permesse. Dopo vari anni, dopo decenni, gli scienziati sono riusciti ad ottenere delle mele sostenibili, delle mele ecologiche, le mele che resistevano alla picchiolatura, quindi avevano bisogno di pochissimi trattamenti per altre cose o addirittura niente. Sono stati un successo scientifico, ma sono stati un fallimento commerciale. Voi non avete mai assaggiato una mela florina o una mela topaz, eppure sono mele sostenibili. Perché? Perché la qualità, di cui si parla sempre, non era la stessa. Incrociando una mela gala, una mela golden, con una mela selvatica e facendo una serie di altri reincroci, si è ottenuta una mela che era resistente a questa malattia, ma non aveva più la stessa qualità, non aveva più lo stesso sapore. Perché quando un figlio nasce ha il 50% delle caratteristiche del padre, il 50% dalla madre. È come se noi volessimo un figlio esattamente identico al padre, ma solo con gli occhi azzurri della madre. Ecco, con le tecniche di incrocio tradizionali, un'altra cosa assolutamente importante della nostra valigia degli attrezzi, non si può fare. L'ingegneria genetica permette di fare questo, permette di prendere un singolo gene e di trasferirlo dove vogliamo. Questo non è futuribile, perché questo è stato fatto in Italia, a Bologna, all'Università di Bologna, il professor Sansavini, Silviero Sansavini, ha fatto esattamente questo, ha preso il gene di questa mela selvatica, quindi non lo scorpione, non il merluzzo, cose che fanno paura, e mela selvatica l'ha messa in una mela gala, una di quelle che potete comprare, e ha ottenuto una mela gala, già ottenuta,
ecologica, sostenibile, che ha esattamente lo stesso sapore di una gala che voi potete comprare, e questo si può fare per qualsiasi altra varietà di miele. Ma noi, voi non la potrete vedere al supermercato, noi non la potremo acquistare probabilmente ancora per molti anni, perché siccome è stata ottenuta con questa tecnologia, è un OGM, anche se tecnicamente si chiama prodotto cisgenico, perché prende mele da un genere da un'altra mele. E quindi è sottoposta allo stesso ostracismo, diciamo, dell'opinione pubblica e della politica. Io spero che questa situazione possa cambiare. Grazie. Quindi la qualità non necessariamente viene dall'impresa tradizionale. Luca Colombo. Bene, mettiamo allora un po' di pepe. Nel senso che... in questo confronto secondo me si sfidano anche due modi di leggere la situazione. A me quello che piace leggere è la realtà così come l'osservo. Un altro atteggiamento è quello dello storytelling, cioè riuscire a costruire delle storie affascinanti, interessanti, reali, per carità, basate su una prospettiva, una visione, qualcosa che ancora si deve materializzare. Allora, la mia osservazione della realtà è che noi abbiamo questi fenomeni basati su quei numeri, per esempio la questione delle resistenze. Se parliamo di agricoltura sostenibile, il tema delle resistenze degli insetti alle piante che in teoria dovrebbero respingere e ammazzare quegli insetti, o la resistenza delle malerbe alle piante che tollerano l'applicazione di un erbicida che ammazza tutto, si definisce così in gergo l'erbicida che si usa, quello è il dato. Allora, se guardiamo anche alla prospettiva del futuro, eccetera, a me sembra che a volte ci siano anche, come dire, delle rovesciate all'indietro, nel senso che, per esempio, se guardiamo gli Stati Uniti, cotone tollerante erbicidi, ci sono filmati, telegiornali negli Stati Uniti che raccontano queste cose, le fanno vedere. Se andate sul sito dell'ABC, al telegiornale di una delle più importanti catene televisive statunitensi, voi potete vedere come ci sia nei campi di cotone transgenico tollerante erbicidi manodopera, guarda caso aggiungerei manodopera di colore o latina, che diserba a mano il cotone transgenico dentro il quale stanno crescendo delle infestanti, alcune estremamente imponenti, altre 2 metri, con dei fusti grossi così. Li diservano con la zappa, li diservano con il macete. Questo purtroppo fa parte della realtà su un modello agricolo che sta inseguendo i problemi che sta generando o che ha cercato di superare attraverso la transgenia. Quando io cominciavo a studiare agricoltura negli anni, degli anni 80, in quell'epoca si parlava di spirale dei veleni. Era il tentativo di sostituire principi attivi, molecole di pesticidi che avevano riscontrato problemi, che si erano manifestati come impattanti sull'ambiente, impattanti sulla salute, o che non erano più efficaci perché la natura rispondeva. Bisogna sempre ricordarsi che quando si parla di agricoltura bisogna negoziare con la natura. Significa che se non lo si fa ex ante, come si dice elegantemente, cioè se non si prova a capire quali sono gli equilibri ecologici con cui interagire, ci si dovrà fare i conti ex post, cioè si dovrà fare i conti nel momento in cui quei problemi si manifesteranno. Quella era la spirale dei veleni, e oggi si sta parlando di spirale dei transgeni in qualche modo, nel senso che si sta cercando di inseguire con un transgene sempre più potente i problemi che magari si sono già creati o con il modello agricolo adottato o con l'ingegneria genetica che ha nel frattempo già introdotto alcuni transgeni che non stanno funzionando più. E lì, per esempio nel mais si è arrivati ad avere una cassetta genica, come si dice in gergo, composta da ben 8 diversi transgeni. È proprio perché bisogna cercare di governare il fenomeno delle resistenze. Allora, dicevo, bene, lo storytelling secondo me è affascinante, io ho letto con grande interesse i libri di Bressanini, però quello è un tipo di previsione di una realtà che forse potrebbe accadere, ma forse anche no. E a mio modo di vedere c'è un problema in questo, ed è quello che si chiama effetto annuncio, cioè in qualche modo a fare un'affermazione proiettata in là e sperare che in qualche modo questa affermazione si manifesti. In realtà l'effetto annuncio si caratterizza anche per altre cose, si caratterizza per esempio per la possibilità di avere pubblicazioni sulle riviste scientifiche e quindi finanziamenti che si riescono a generare attraverso quell'effetto annuncio. A volte ci sono operazioni sul mercato azionario, perché se l'effetto annuncio lo fa un'azienda quotata in borsa, probabilmente le sue azioni verranno, schizzeranno in alto, soprattutto se magari si trovano dei media compiacenti che lo rilanciano e lo fanno diventare una storia di successo laddove ancora si deve manifestare. Bressanini parlava giustamente di questi casi che sono arrivati sulle cronache, no? Dei geni degli scorpioni e quant'altro. Questo si chiamava il cibo Frankenstein. Ora, il cibo Frankenstein è una felice invenzione mediatica, però probabilmente ancora non ci abbiamo più di tanto a che fare. Però a me piacerebbe pensare che abbiamo a che fare molto anche con il cibo Frankenstein Junior. Non so se vi ricordate quella scena in cui Billy Wilder dice «Si può fare!» entusiasta, perché era riuscito a vedere che una cosa si poteva fare.
Però questo è l'effetto annuncio. A volte quel si può fare è qualcosa che in gergo, nel gergo dei biotecnologi, si chiama proof of concept. Significa la dimostrazione che il concetto si può realizzare nella realtà. Il problema è che poi entriamo in una dinamica che è quella del sistema agroalimentare, che è quello del commercio agroalimentare, dove quel si può fare talvolta non si fa, perché poi bisogna fare i conti con l'accettazione del pubblico, con l'efficacia commerciale, con la sostenibilità economica di quel si può fare. Quindi quello che in qualche modo si può fare, bisogna capire se è lecito e se è legittimo da un punto di vista della prospettiva sociale, e infine, e qui si entra in un territorio estremamente conteso, se è legale all'interno del sistema giuridico dato. E sul tema della legalità si entra in un tema di rapporti di forza, di equilibri di potere, ed è questa la sfida che secondo me gli OGM esprimono maggiormente. Gli OGM sono un fatto di grande business e di grande opportunità, purtroppo per un numero estremamente limitato di soggetti. Se guardiamo la sostenibilità dobbiamo guardarla anche sotto questo profilo. Grazie. Ha fatto annuncio giusto per far riprendere appunti Beatrice Mautino. Ma allora è vero che vi abbiamo raccontato delle storie, noi raccontiamo delle storie e guardiamo un po' in là nel futuro, anche perché non ci viene tanto permesso, non a me personalmente ma agli scienziati, poi di mettere in pratica quello che hanno nei loro laboratori, quindi poi di farlo, per cui al momento effettivamente sono storie, non tutte, la papaya esiste, la mela è lì, basterebbe tirarla fuori, per cui non è che sono cose tanto visionarie, cioè sono cose che esistono e che non si possono fare, quindi su quello. Però in realtà ha ragione Colombo quando dice che gli OGM che sono attualmente in commercio non servono di fatto al consumatore. Il consumatore non è tanto interessato ad avere una pianta che resista agli erbicidi o che resista a determinati insetti, perché non ne ha una ricaduta diretta, magari ha delle ricadute indirette, ma non ha una ricaduta immediata. Per cui perché uno dovrebbe essere interessato ad avere delle coltivazioni di piante del genere? Il problema è che queste piante sono state fatte dalle multinazionali per i loro clienti diretti. Le multinazionali non vendono a noi, le multinazionali vendono agli agricoltori e quindi producono delle piante, in questo caso, che servono agli agricoltori. Io arrivo dalla campagna, so benissimo che cosa vuol dire avere a che fare con le erbacce, che cosa vuol dire avere a che fare con gli insetti. È una lotta continua, non c'è questa idea tanto bucolica del contadino che vive felice insieme alle erbacce, cioè quello che diceva lui del macete, sì, perché magari non strappi le erbacce col macete, ecco, per dire, però insomma diciamo che non gli vuoi bene né alle erbacce né agli insetti, cerchi un modo per distruggerli, e qualsiasi modo va bene. E le multinazionali, dove vendono un prodotto, di fatto vanno in quella direzione lì. Noi non siamo qui a difendere le multinazionali, anzi abbiamo, almeno io, non posso parlare per Dario, ma forse sì, abbiamo un'opinione che credo sia simile a quella di Colombo, no? di questo tipo, e anche di Ruini, di questo tipo di agricoltura. Noi vorremmo cercare di darvi delle chiavi di lettura alternative, cioè di non fare le cose semplici come l'ha fatta Colombo, di dire OGM cattivi e che tanto provocano le resistenze e di là invece tutto buono, perché le resistenze le provocano anche le piante che resistono per esempio agli erbicidi ottenuti in maniera naturale o agli insetti ottenuti in maniera tra virgolette naturale, quindi non con gli OGM. E poi in realtà vorrei fare ancora un approfondimento della questione, perché la questione è complessa. Quando si parla di utilità al consumatore, cioè che cosa vuol dire? Che cos'è per voi utile? Quando uno dice non sono utile a noi, ma che cos'è l'utilità? L'utilità è un concetto relativo. In America per loro utile è avere una mela, che tra l'altro sta per essere messa in commercio, quindi se andrete in vacanza in America l'anno prossimo la mangerete molto probabilmente, una mela che non si annerisce dopo averla tagliata, perché lì c'è un po' la moda, ma in realtà sta arrivando anche qui, di comprare la frutta già tagliata a pezzetti. Da noi ci sono le macedonie pronte, l'ananas a cubetti, eccetera, lì hanno le mele. E loro vogliono una mela che non si annerisca, e l'hanno fatta transgenica. Da noi una cosa del genere fa anche un po' sorridere, perché dici la mela te la tagli, no? Cioè non è che devi andare a comprarla già tagliata.
Però insomma, per loro quella è l'utilità. Noi magari abbiamo altre utilità. Dario parlava di peperoni di Carmagnola. Io come faccio se voglio fare la peperonata e il virus arriva e mi fa fuori tutti i peperoni di Carmagnola? Io la peperonata la faccio solo con i peperoni di Carmagnola. Io voglio un peperone di Carmagnola che mi continui a permettermi di fare la peperonata, non ne voglio un altro. E quindi, per fare una cosa ancora più visionaria, visto che così diamo, facciamo contento Colombo, provate a pensare a che cosa vorrebbe dire avere un grano, quello che vende indirettamente Ruini da Barilla, che è adatto ai celiaci. Lo stanno studiando, esiste la possibilità di togliere un pezzo della proteina che provoca l'intolleranza, quindi non si aggiunge niente, si toglie semplicemente un pezzetto e si ha un grano con le stesse caratteristiche, vi permette di fare i fusilli piuttosto che i piccolini Barilla, ma senza quel pezzettino che fa venire l'intolleranza. È utile? Se sei celiaco, sì. Le piccole storie di generale per il futuro. Ma anche qui la domanda è: si riesce a fare una pasta che abbia la stessa qualità utilizzando però gli ingredienti che sono a disposizione? La risposta è sì. A ottobre la mia azienda lancerà la pasta per celiaci, che ovviamente non è fatto col grano di quel tipo, ed è anche da un punto di vista qualitativo decisamente molto buona. Devo dire che i colleghi, mettendo insieme mais più altri cereali che non contengono glutine, sono riusciti a fare un esercizio di riuscire a ottenere una pasta che risulta essere, da un punto di vista qualitativo, di tenuta alla cottura e quant'altro, molto simile a quella che normalmente vendiamo. Quindi, secondo me, il vero discorso che c'è dietro questo è: ma come proviamo a utilizzare e a investire soldi, competenze e ricerca per cercare di ottenere gli stessi risultati, ottenere risultati analoghi? Qui stiamo parlando della pasta per celiaci, attraverso un sapiente uso di quello che abbiamo a disposizione. Le biotecnologie, prima Colombo parlava, le GM sono una piccola parte, effettivamente le biotecnologie hanno, che consentono dal punto di vista scientifico di fare dei passi avanti, però poi c'è la necessità in qualche maniera di provare a utilizzare, a mettere insieme per ottenere prodotti che hanno le stesse caratteristiche, perché si riesce, utilizzando determinate competenze. Nel caso della pasta si riesce a fare ugualmente, quindi perché investire così tanti soldi per riuscire a ottenere un risultato analogo? Anche questo non è semplice, ma serve utilizzare altre competenze. Ed è ben difficile che un'azienda come la mia, che ha prodotti o brand come può essere il Munio Bianco mangia sano, torna alla natura, è nato per questo, no? E quindi c'è un concetto della natura all'interno, non si ritrova, non può utilizzare qualcosa che comunque viene percepito, giusto o torto, da parte dei consumatori come qualcosa di non naturale. Ma il tema, e chiudo, e quindi come poter utilizzare anche in agricoltura e tornare a reinvestire, perché il vero problema è che negli ultimi anni, quando si parla di innovazione, si è parlato troppo spesso di questo e poco invece di in che maniera riuscire a ridare al mondo agricolo degli strumenti, in particolare poi in Italia, che gli consentono comunque di affrontare i cambiamenti climatici o altro, in modo tale da riuscire a produrre determinate varietà in un determinato modo, in modo anche da poter resistere alle ondate di siccità o di troppa pioggia all'interno del nostro territorio, attraverso una programmazione, facendo ruotare le culture in una determinata maniera. Strumenti per affrontare i problemi e i pericoli. Beatrice Mautino, vi ricordo l'ultimo giro. Allora, rispondo direttamente io, perché lui ha parlato di dare agli agricoltori degli strumenti. Ieri io sono andata a sentire che ha fatto un altro dibattito sui temi dell'agricoltura e di come nutrire il pianeta, e ha dato un dato molto, molto interessante che non conoscevo, e cioè che negli ultimi anni abbiamo perso in Italia un terzo delle aziende agricole, che sono state chiuse per i motivi più disparati. Ora,
questo, oltre ad avere delle conseguenze economiche e sociali, è forse il problema più grosso è che è una perdita di conoscenza vera, una perdita di sapere, di quello che viene chiamato il sapere tradizionale, il sapere contadino. Perché? Perché quando si parla di agricoltura io non riesco a vederla come appunto la scienza che deve dare gli strumenti, le biotecnologie tra virgolette buone di cui ha parlato Ruini, che poi sono fatte dalle stesse persone, nel senso di ricercatori che fanno le biotecnologie tra virgolette cattive, quindi sono buoni per qualche ora al giorno e poi sono cattivi per qualche altra ora al giorno. Non riesco a pensare che loro vanno lì e illuminano gli agricoltori e gli danno la soluzione. Gli agricoltori sono le persone che meglio conoscono il loro territorio, che sanno che problemi, quali sono i loro problemi. Io vorrei farvi un esempio che va lontano dal mondo degli OGM, ma va vicino a quello che è stato il mio lavoro negli anni passati. Negli anni 80 alcune famiglie di bambini che avevano delle malattie gravi hanno deciso di mettersi insieme, da un lato per raccogliere fondi per finanziare determinate ricerche e dall'altro per lavorare fianco a fianco con i ricercatori per trovare delle soluzioni a quelli che erano i loro problemi, e loro sapevano quali erano i loro problemi, cioè li vivevano giorno per giorno. Ora sono passati 30 anni e adesso noi ci troviamo con Teleton, ci troviamo con tutte le associazioni per la ricerca sul cancro, sulla sclerosi multipla, su tutte queste malattie che sono nate tutte dalla forza di queste persone che si sono messe insieme, hanno lavorato insieme ai ricercatori. Ora a me quello che piacerebbe che uscisse fuori anche da qui, e parlo anche agli agricoltori che sono in sala, è uno sforzo un po', diciamo così, visionario, ma visionario nel senso migliore del termine, non di raccontastorie, cioè di guardare là, di buttare lo sguardo oltre la siepe, degli agricoltori che nel momento in cui si trovano ad avere un problema, invece di tirare sul telefono e chiamare il rappresentante di Monsanto piuttosto che di Pioneer, si mettano lì e singolarmente o attraverso le loro associazioni vadano a parlare con i ricercatori e lavorino assieme, esattamente come avevano fatto quelle famiglie, per cercare di trovare delle soluzioni che partano dai problemi e che lavorino sui problemi del territorio utilizzando al meglio tutte le tecniche. Io non dico che devono essere tutti OGM, io dico che si deve trovare di volta in volta la tecnica migliore per fare per risolvere il problema più che arriva. E quindi chiudo parafrasando un mio compaesano, che è anche strano che lo citiamo noi qui, perché insomma noi dovremmo essere dalla parte opposta, che noi ci immaginiamo davvero, cioè la nostra visione, il nostro modo di essere visionari è quello di immaginarci davvero in questo modo un OGM che sia buono, che sia pulito e che sia giusto eppure sostenibile, perché siamo in tema con lo slow style. Grazie. Di questa tecnologia, questa cosa non è corretta, ma mi interessa fare tre esempi di questo. E fermo restando che concordo pienamente, e sono sicuro che anche Dario Bressanini sarà d'accordo, che dobbiamo riqualificare, consegnare un ruolo centrale al sistema di ricerca pubblica e io do ragione a Beatrice Maltino, anche al sistema di assistenza, e che deve essere un sistema che sia capace nella ricerca, nell'assistenza agli agricoltori, di dialogare e di individuare i problemi e le soluzioni congiuntamente. Questo in qualche modo si chiama, e penso che in qualche modo lo evocasse anche lei, c'è un concetto che è quello della giustizia cognitiva, cioè di avere un quadro di saperi molto diverso, che sia capace di interagire e di essere riconosciuti come pari dignità e convergere verso l'individuazione di soluzioni. Questo è una dei grandi richiami che sono stati fatti, per esempio, da il più grande sforzo che è stato fatto di valutazione della scienza e dell'innovazione in agricoltura, che è stato realizzato nell'arco di 4 anni da un pool di 400 esperti, finanziato dalle agenzie delle Nazioni Unite, la FAO, l'OMS e anche altre, e la Banca Mondiale, sottoscritto da più di 50 paesi, insomma un enorme sforzo di ricerca che andava a individuare nelle soluzioni di carattere agroecologico, legate alla sostenibilità e legate alle
conoscenze necessarie per i contesti specifici una delle prospettive a cui traguardare. Non è un caso che quello sforzo che all'inizio vedeva aderire anche le grandi aziende biotecnologiche ha visto sfilarsi alla fine Monsanto e Syngenta dalla firma, non hanno sottoscritto quel documento perché non si riconoscevano in quel documento, nel senso non vedevano riconosciuti i propri interessi. Lo stesso vale per il Comitato Permanente dell'Unione Europea sulla ricerca agricola, che anch'esso ha detto abbiamo bisogno di una ricerca, di un sistema di innovazione che sia capace di mettere più discipline, più attori, un sistema capace di lavorare in un quadro di sostenibilità, ma non solo di sostenibilità, anche di sufficienza. Cioè non dobbiamo traguardare una prospettiva produttivista, che tra l'altro nell'ultimo documento della FAO che traguarda le prospettive alimentari al 2030-2050 dice in realtà ragazzi la produzione è un dato ininfluente, usano questo termine, ininfluente di una prospettiva di sicurezza alimentare. I problemi di sicurezza alimentare vanno posti in altro, in un'altra direzione, che sono quelli della democrazia, degli equilibri economici, della giustizia sociale, sono altri temi di sicurezza alimentare. Allora, in questo scenario in cui la ricerca si interroga e il mondo che governa il sistema agrario a sua volta si interroga su quale innovazione, quale ricerca serva, io ho fatto un'esperienza un paio di mesi fa, all'inizio dell'estate, sono stato chiamato a rappresentare la società civile internazionale in un comitato che vedeva anche FAO, IFAD, il Programma Alimentare Mondiale e il Sistema di Ricerca Agricola Internazionale a selezionare i 15 maggiori esperti internazionali che dovevano lavorare sul tema della sicurezza alimentare e offrire expertise in quella direzione. Allora, quei 15 esperti li abbiamo selezionati e abbiamo selezionato fra questi un rappresentante che è un accademico ma che proviene dai popoli indigeni, perché si è riconosciuto che il sapere dei popoli indigeni, i saperi tradizionali, la visione diversa, proprio il sistema diciamo epistemologico di conoscenza per cercare di affrontare i problemi era necessario appunto averne uno completamente alternativo rispetto a quello dominante. E in quel comitato di esperti si è deciso, è stata una decisione, di non selezionare alcuni esperti che erano degli esperti che lavoravano sugli OGM, cioè si è ritenuto che quella era una prospettiva che per quanto traguarda la sicurezza alimentare non era di interesse e pertinente. Nell'ultimo minuto che mi resta vorrei dire una cosa che ritengo importante. Stiamo parlando di cibo. Per me questo è uno degli aspetti essenziali, è quello a cui io sto dedicando la mia professione, cioè il cibo e il rapporto che gli esseri umani hanno col cibo, le prospettive del cibo e quindi le prospettive alimentari del pianeta. Quindi stiamo parlando di qualcosa che non è soltanto materia con cui noi ci nutriamo, ma che è anche valori, che è anche costruzione di una società, che è anche un elemento di aggregazione delle comunità che si trovano a tavola in chiave conviviale, che guardano al cibo come un elemento unificante che esprime la loro cultura e il loro interesse. Prima si faceva l'esempio del grano transgenico. Voi sapete che Monsanto 10 anni fa aveva provato a introdurre, a chiedere l'autorizzazione per il grano transgenico. Era un grano inevitabilmente tollerante a erbicidi. Quel grano che entrava nelle catene alimentari di tutto il pianeta è stato ritirato come proposito dalla Monsanto perché c'era stata una sollevazione dei mercati, dell'opinione pubblica. E per finire ci fu una cosa che cito perché secondo me esprime un elemento che è molto sottile ma molto importante. Ci fu all'epoca il cardinal Bertone che disse non è ostia se il grano è OGM. Significa che dentro quel pane, dentro quell'ostia ci sono dei valori e bisogna fare attenzione quando si toccano questi valori. Grazie. Grazie, siamo passati dalla ricerca, quello che deve fare la ricerca, la sicurezza alimentare, il valore del cibo, per la conclusione Dario Bassanini. Continua a chiamare Bassanini. Quando le multinazionali americane hanno deciso di fare il mais OGM e la soia OGM, non ce l'hanno chiesto, l'hanno fatto e noi adesso lo acquistiamo, perché in Italia arrivano milioni e milioni di tonnellate di soia transgenica e adesso anche di mais perché lo diamo da mangiare ai nostri animali. Nel momento in cui la Monsanto deciderà di mettere sul mercato il grano, il frumento transgenico, noi saremo costretti ad acquistarlo. E quindi avremo la pasta transgenica, anche se magari qualche produttore non sarà molto contento. Allora, dobbiamo lasciare in mano questa tecnologia alle multinazionali, che decidono senza chiedercelo. Io sono un ricercatore pubblico, e quindi sono favorevolissimo alla ricerca pubblica. L'esempio futuribile, sicuro, ma che stanno studiando sulla celiachia, sul grano anti-celiachia, è futuribile certo, ma è fatto dalla ricerca pubblica perché le multinazionali non sono interessate. E per carità, qualcuno potrà comprare della pasta Barilla per celiaci, ma chi è celiaco o ha un parente celiaco sa che
è dappertutto il glutine, quindi uno vuole il pane, vuole andare a mangiare la pizza senza problemi, vuole fare la torta, vuole prendere dei biscotti. Quindi io sono convinto che se ci fosse un grano per celiaci, i celiaci sarebbero ben contenti di utilizzarlo. Riappropriamoci di questa tecnologia. È una tecnologia che è nata pubblica ed è nata europea. Il primo OGM è nato in un'università europea ed era pubblico, finanziato da ricerche pubbliche. Poi per varie vicende, vari errori, e con la colpa anche di alcune multinazionali e del loro, diciamo, marketing aggressivo, ha fatto sì che adesso l'Europa, paradossalmente, l'inventrice degli OGM, li rifiuta in toto, senza stare ad andare a vedere caso per caso, senza distinguere la soia resistente agli erbicidi, che effettivamente all'Italia non interessa, da magari la papaya o la mela di San Savini o tante altre cose che si stanno sviluppando nei nostri laboratori. Tra l'altro devo dire che quando si discute di OGM purtroppo si fa spesso moltissima confusione, si confondono aspetti globali e aspetti locali, si fa uso da una parte e dall'altra spesso della retorica della fame nel mondo. C'è chi sostiene che gli OGM sono assolutamente necessari per risolvere la fame nel mondo, e chi giustamente gli fa notare che la fame nel mondo è un problema complesso, e quindi io e Beatrice non siamo tra quelli che dicono che gli OGM sono assolutamente necessari per risolvere la fame nel mondo. Ma è anche sbagliato dire che non ha senso utilizzarli, perché sono uno strumento, e perché non utilizzarli in alcuni casi? Ma noi siamo in Italia, io voglio ritornare in Italia, noi non abbiamo più problemi di fame da un bel pezzo, ma abbiamo problemi agricoli, potremmo averne, ed è il caso di prepararci. Ed è la ricerca pubblica che può fare una cosa di questo genere, ma lo potrà fare solamente se il vostro atteggiamento, l'atteggiamento degli italiani cambierà. Io sono stato un po' accusato benevolmente di essere futuribile e di raccontare delle storie, di guardare troppo al futuro. Allora guardiamo un attimo al passato, guardiamo verso la fine dell'Ottocento, dove in Europa è arrivato un insetto, la fillossera, che ha sterminato nel giro di pochi decenni le viti europee. Alcune viti autoctone sono addirittura scomparse, noi non abbiamo più nessun campione di vino o di viti dell'epoca. Nel giro di pochi decenni c'è stato un calo drastico, non ha a che fare con la fame nel mondo, si sta parlando di un altro tipo di problema, ma era un problema, se vogliamo, culturale. Cioè, il vino fa parte della nostra cultura, ma potremmo parlare del pomodoro, potremmo parlare di tante altre cose. Ecco, cosa è successo? Che alla fine dell'Ottocento la biotecnologia dell'epoca ha dato una soluzione, l'unica soluzione che è stata trovata e che si utilizza ancora adesso, è l'uso di innesti della vite americana. La vite americana è resistente a questo insetto, e quindi tuttora la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte delle viti europee sono innestate su questa invenzione biotecnologica di una volta. Ecco. Quindi non pensiate che disastri di questo genere non possano succedere, sono successi in passato, certo in condizioni diverse, ma possono succedere ancora adesso, ed è bene prepararsi in anticipo per avere un'agricoltura diciamo, sostenibile economicamente, culturalmente, che possa servire ai nostri prodotti e alle nostre esigenze di italiani e di europei. È vero, la maggior parte degli brevetti sulla soia sono in mano a Monsanto, ma a me la soia non interessa, continueremo ad acquistarla oppure troveremo qualche altro modo da dare da mangiare agli animali. Io voglio che questa tecnologia europea e pubblica, su cui tuttora ci sono dei finanziamenti, possa essere utilizzata e ridata al pubblico per risolvere i nostri problemi. Quindi io finisco con un'esortazione: riprendiamoci la nostra tecnologia. Abbiamo concluso, siamo partiti su basi decisamente diverse, siamo finiti a parlare di ricerca pubblica e di multinazionali. È il momento, ci siamo. Siamo pronti per la votazione. Allora, riprendiamo in mano la nostra asserzione iniziale, la sostenibilità degli OGM. Voi fate un po' mente locale su tutto quello che abbiamo detto fino adesso, hanno detto fino adesso. Quello che è stato affermato, i piccoli casi, i grandi casi e così via. I nostri sono pronti per raccogliere i vostri voti, non scappate prima della votazione. Gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Questa è l'asserzione, si voti. Chi è a favore? Gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura, chi è a favore?
stiamo rifacendo la votazione identica a quella che abbiamo fatto all'inizio, giusto per capire se è cambiata la vostra posizione. Quindi pro, a favore di questa asserzione, gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura, alzi la mano chi è pro. Come per il referendum, chi è a favore, chi contro. Sono inadeguati, ripeto. Sì o no, bisogna dire così, uno capisce, siamo fuori. Sono curiosa di vedere se ci saranno ancora degli astenuti. Perché anche questo. Avete conteggiato tutti? Possiamo passare ai contro? Cosa si vince? Non so, il tuo iPad è ancora è ancora a disposizione. Gli OGM sono inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Chi è contro? Gli OGM, la domanda è sempre la stessa, inadeguati a garantire la sostenibilità in agricoltura. Prima c'erano i pro, adesso ci sono i contro. Perché no? Contrario. Io ho perso il giro. Il contrario di prima. Ha detto inadeguati. Sì, effettivamente è un po' complicato. Allora, chi è contrario all'idea che se... Chi sta con me, Brestanini? Facciamo così. Rifacciamo. Allora rifacciamo, rifacciamo anche l'altra. Chi sta con i due Luca? Chi sta con i due Luca? Ruini e Colombo. Si capisce. Però all'inizio come avranno fatto a votare? Vabbè. Chi alla fine di questo incontro sta con loro? Alzi la mano, adesso. Conta doppio il voto di questo bambino. Lo so. Mio figlio, mio figlio. Lo so, è per quello che lo dico. Allora i parenti si astengano. Va bene, ci siamo, siete riusciti a conteggiarli? Benissimo. Allora, chi sta invece con Dario e Beatrice? Chiaro, io vedo persone diverse, quindi mi sembra che in questo caso non ci siano dubbi. Contate. No, ci sono dubbi di tutti i tipi, ma non su questo. Dubbi credo che abbiamo seminati, forse. Speriamo di avere anche le mie voi, però ne avete sicuramente seminati degli altri. A proposito di popolazione. No. Ci siamo? Mi hanno convinto, mancava il nervo. Stanno arrivando? Ci sono ancora gli astenuti? Ah. Sono gli stessi di prima oppure no? Fate così con la mano. No. Quindi abbiamo aumentato forse gli astenuti. Meno male. Abbiamo, sì, qua non c'erano. Sì, sì. Sono aumentati gli astenuti. Ci andavamo noi su una proposta. La legge importante che forse. Fantastico, c'è un bello spostamento. Allora. Dicevamo, prima erano 48% contro 42%, nella seconda votazione 186 hanno votato per loro e siamo passati al 39%. 225, quindi 48%, si è spostato sulla posizione di Dario. Caldo, che effetto vi fa? Che sono stati visionari come noi, è bellissimo, grazie. Le piccole storie sono piaciute. Sì, anche perché io credo che abbiamo raccontato delle storie che sono esistenti e che non sono conosciute dal grande pubblico. Il dibattito italiano è cristallizzato su temi che però non riguardano l'Italia. Ecco, perché di parlare della soia, degli erbicidi, non interessa agli agricoltori, non consumatori, non interessa la ricerca italiana, quindi insomma bisogna fare un po' di sforzo per andare oltre questa questione. E lo sforzo vostro invece qual è? Insomma, visto tutto, avete presentato le vostre idee, le vostre posizioni, il cambio però è stato un po' più verso di là che di qua.
come lo interpretiamo? Beh, sicuramente sul tema della ricerca pubblica penso che ci siamo trovati, penso che in qualche maniera debba comunque essere portato avanti. E sul mondo dell'agricoltura sicuramente, in particolare in Italia, ha bisogno di una mano per potersi riappropriare di determinate tecniche. Io ho trovato molto bello anche l'idea di riapprocciare, questo lo lanciava Beatrice, ma poi sicuramente è stato ripreso anche da voi, l'idea di riavvicinarsi anche proprio agli agricoltori, di lavorare per trovare degli strumenti che possono essere una volta uno, una volta l'altro, poi ciascuno lo vedrà a suo modo, ma lavorare insieme. Questo è sicuramente, infatti una delle attività che stiamo provando a fare è proprio lavorare di più con gli agricoltori per poter dare anche strumenti, perché effettivamente in questi ultimi anni si è molto disinvestito nel fornire competenze agli agricoltori, insomma va comunque recuperato in tutti i casi. Ma io non ho capito, però poi dopo passo a loro, ma uno strumento da accantonare per sempre questo OGM, oppure è costoso, ho sentito tutte le vostre motivazioni. Però insomma, cosa ne facciamo? Sicuramente ad esempio come azienda è una scelta che abbiamo già fatto, non è coerente rispetto alla filosofia, alla tipologia di brand con cui stiamo. Invece come ricercatore, Luca Colombo, investiamo altrove? C'è da investire tantissimo in agricoltura e nel sistema agroalimentare nel complesso, quindi in agricoltura, l'agricoltura è un pezzo, il pezzo fondamentale, ed è il pezzo che però è in contatto diretto con l'ambiente, quindi diversamente da tutto il processo di filiera, di organizzazione del sistema distributivo, eccetera. Quello che io mi occupo di ricerca in agricoltura biologica, quello che io osservo in assoluto è che noi, purtroppo questo è il campo da gioco in cui dobbiamo stare, ci troviamo a dibattere su una tecnologia. L'agricoltura ha un enorme campionario di problemi e un enorme campionario di soluzioni, molte dei quali non passano attraverso delle tecnologie. Qui stiamo discutendo di un pezzettino per definizione limitato, e ci stiamo in qualche modo facendo finta di scannare su qualcosa che è un pezzetto dentro uno scenario molto più ampio e più vasto. Purtroppo questo pezzetto ha una capacità magnetica straordinaria, perché la vicenda OGM è un prisma che racconta tante cose, e quindi è chiaro che permette tanti entry points, no? Tanti punti di vista legittimi, perché tutto sommato alla fine credo che abbiamo espresso e raccontato le cose che in parte anche convergevano, ed è la ricchezza della vicenda OGM, perché secondo me in realtà è la ricchezza del tema cibo. Io insisto su questo. Ringraziare i nostri avversari e anche gli organizzatori per averci permesso di fare un dibattito finalmente ragionevole, sensato, calmo, pacato. Questo merito anche dell'Oxford Science. Socio, ringraziamenti alla squadra avversaria e a voi che avete ascoltato pazientemente. Grazie a tutti.